Dopo il giorno della memoria, quello del ricordo, per riflettere su due grandi tragedie del Novecento che rischiamo di dimenticare, il Consiglio regionale sceglie di uscire dal palazzo e di celebrare la propria seduta solenne in due luoghi simbolo di questi tragici fatti. Intenso in questi giorni il lavoro delle commissioni che, oltre a predisporre gli atti per il voto in aula, hanno svolto audizioni su temi di rilievo, la stazione dell'alta velocità Medio-Etruria, per esempio, o ancora l'Art Bonus e la geotermia. I membri della Commissione Sanità invece hanno visitato di persona l'ospedale Meyer, un'eccellenza nazionale e anche internazionale. Nella commissione controllo, presieduta da un consigliere di opposizione, si è parlato anche della società in house Sviluppo Toscana, in particolare della selezione del suo direttore generale. Il confronto sull'ente era stato anticipato da alcune dichiarazioni a margine dell'ultima seduta del Consiglio regionale, che naturalmente noi abbiamo raccolto. L'autorità di partecipazione attiva un percorso di confronto sul progetto del nuovo ospedale di Livorno. L'Osservatorio per la legalità inizia le consultazioni per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro, le conseguenze della gig economy, il processo CEU, le infiltrazioni delle mafie. Il CORECOM, Comitato per le Comunicazioni, prosegue con una tappa a Lucca, il suo viaggio sui territori. In questi giorni sono in primo piano le proteste dei trattori, un po' in tutta Italia. L'Europa si muove, annuncia anche un parziale cambiamento di rotta, ma nel Comitato delle Regioni il presidente del Consiglio regionale Mazzeo fa sentire la voce della Toscana. Servono investimenti concreti a disposizione anche delle regioni per la transizione verde. A lavoro le commissioni su molti temi importanti. Partiamo dalla geotermia, settore in cui la nostra regione primeggia nel mondo, garantendo una quantità notevole di energia rispetto al reale fabbisogno. Sono stati così ascoltati dalla Commissione di Sviluppo Economico diversi sindaci, quelli di Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monte Rotondo Marittimo, territori in cui le imprese hanno formato il consorzio RIGAG. Ed era soprattutto per queste imprese che c'è stata l'audizione. Servono investimenti e sviluppo in una zona che senza geotermia non ha futuro. L'unica certezza per vivere qui, ha detto il rappresentante di RIAG, è sfruttare il calore della terra. Adesso il decreto energia prevede la proroga ventennale delle concessioni. Anche la quarta commissione si è messa in ascolto e ha convocato il segretario generale dell'autorità di bacino dell'Appennino settentrionale. La sua giurisdizione si estende in Toscana e Liguria e anche in una piccola parte dell'Umbria. Solo il bacino del Flora nella nostra regione è fuori dalla sua competenza. Dopo quello che è accaduto anche negli ultimi mesi, si capisce, è un ente quanto mai importante. Notizia di questi giorni, a proposito, dopo che anche il Consiglio regionale ha destinato una parte del suo avanzo di bilancio al ristoro dei danni dell'alluvione con riferimento a quelli al patrimonio culturale e artistico, è che comincia l'iter per l'erogazione dei rimborsi previsti in realtà da un'altra legge passata all'unanimità dal Consiglio regionale, è quella che ha chiuso l'attività legislativa del 2023 e che garantisce 25 milioni alle famiglie colpite e 12 alle aziende. Un'altra vicenda che è stata affrontata in questa commissione è quella della nuova stazione intermedia dell'alta velocità dei treni. La scelta di Rete Ferroviaria Italiana alla fine è caduta su Val di Chiana Creti, al confine tra Toscana e Umbria, ma è una scelta che ha creato molte polemiche. L'incontro di questi giorni, spiega la presidente della commissione, è solo un primo passaggio, ce ne saranno altri. Le modifiche alla legge regionale sull'Art Bonus sono state al centro del dibattito della commissione affari istituzionali e di quella istruzione e cultura. Le modifiche sono contenute in due proposte di legge. La prima prevede agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e per valorizzare il paesaggio. La seconda si occupa di valorizzare il patrimonio paesaggistico e la cultura popolare in Toscana. Si è riunita anche la commissione controllo, che ha voluto approfondire una questione che riguarda Sviluppo Toscana. Intanto diciamo che è una società importante questa per la programmazione delle politiche economiche regionali e degli investimenti sul territorio. Ha cinque sedi, tra queste ci sono anche due incubatori di impresa. La richiesta di un approfondimento sulla nomina non ancora completata del direttore generale era arrivata dalla capogruppo della Lega. Il candidato che era stato prescelto non aveva tutti i requisiti previsti dalla legge regionale. Sarebbe servita allora una modifica di questa stessa legge, che però nell'ultima seduta non c'è stata. Come Lega eravamo pronti con 500 emendamenti da presentare in aula, perché riteniamo che l'organo legislativo del Consiglio regionale sia un
un organo serio e debba avere il rispetto che tutti meritano, che è quello di non portare leggi ad personam. Quella legge e quella modifica normativa è una legge ad personam che ha visto un iter lungo, abbiamo visto e letto sui giornali già la persona individuata per quel ruolo, che ci dicono non avere i requisiti di 5 anni all'interno di un'azienda similare a Sviluppo Toscana. E quindi invece di trovare nell'unica società in house che la Regione Toscana avrà, ricordo, dopo la scelta appunto quella di cedere le quote di Fidi Toscana, che cosa si fa? Invece di cercare un direttore generale con i requisiti, le competenze, che possa dare delle garanzie alle nostre imprese, alle nostre industrie, alle nostre attività produttive toscane, si cancella quello che è il requisito principale. Le fa eco il capogruppo di Fratelli d'Italia, ancora più esplicito nel suo attacco. Il giorno che capiranno che non è cambiando le leggi per togliere le competenze a chi deve essere nominato, ma scegliendo persone che abbiano le competenze previste dalla legge che si fa un servizio alla Toscana, immagino sia un giorno di grande successo, ma è una lingua questa sconosciuta, Italia Viva, quindi non abbiamo speranza di poterglielo spiegare. Cosa ne pensano nella maggioranza? Il candidato scelto qualche mese fa è un ex parlamentare di Italia Viva, Fanucci. C'è stato in qualche modo una forzatura perché venisse cambiata quella norma? Volevamo affrontare questa questione perché non si può sempre rinviare le cose importanti. Sono 5 mesi che il Consiglio regionale è chiamato a deliberare su una legge che deve dare la individuazione di alcuni elementi che porteranno all'individuazione di un direttore generale che possa avere un curriculum qualificato. Noi abbiamo sempre detto che per guidare le grandi aziende toscane serve merito, serve competenza, serve una selezione più trasparente possibile. Come tale ci siamo battuti nel sostegno di una proposta che il Presidente aveva fatto e dispiace che si torni indietro rispetto a questa individuazione di un percorso di massima trasparenza che poteva anche e doveva a quel punto ripartire ex novo, ma che avrebbe potuto ampliare la possibilità dei soggetti che potevano ambire a guidare una delle aziende più importanti della Toscana. Ascoltiamo la consigliera Bugetti del Partito Democratico, che presiede anche la Commissione Sviluppo Economico e che la pensa in modo diverso. Sinceramente è la prima volta che una legge che è all'esame di una commissione viene forzata, chiamiamola così, e mandata in aula senza aver chiesto poi il parere. Quindi lo ritengo prima di tutto un corretto utilizzo delle commissioni, dello sviluppo della democrazia e quindi degli strumenti della democrazia che si articolano nel Parlamento toscano, in commissioni e infine l'Aula. Quindi abbiamo ritenuto che le forzature, che non vanno mai bene, devono essere rispettose del lavoro che la commissione sta facendo e soprattutto del lavoro che gli uffici nostri stanno facendo per aiutarci a scegliere la cosa migliore. In questo contesto, qual è la posizione infine della capogruppo del Movimento 5 Stelle? La sfacciataggine con cui Italia Viva ha continuato a presentare una proposta di legge che in molti hanno definito sartorialmente creata per una specifica figura ha dell'incredibile, anche perché c'erano, oltre alla variazione di legge che andava a intervenire su una figura che non sono speculazioni giornalistiche ma precise dichiarazioni di Eugenio Giani era già stata individuata, ebbene questa forzatura di legge che veniva fatta non sarebbe stata comunque sufficiente e su questo si era già espressa l'Avvocatura regionale e i revisori dei conti e lì si tratta di numeri. La Commissione Sanità continua a visitare i luoghi della salute in Toscana, ultima tappa in ordine di tempo qui al Meyer di Firenze. È uno degli ospedali pediatrici più importanti d'Europa. In questi giorni sono arrivati anche molti bambini palestinesi attraverso il ponte umanitario che ha creato il governo italiano. Le nostre immagini si riferiscono all'arrivo all'aeroporto di Pisa. Il Meyer ora è un IRCSS, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, come dovrebbe diventare peraltro anche la Fondazione Monasterio. La sua attività può crescere ancora e molto. Abbiamo parlato della rete pediatrica, naturalmente, dell'IRCS che sta facendo tutti i passi necessari, sia amministrativi ma in modo particolare proprio di progettazione sull'attività di ricerca. Quindi insomma, è un ospedale che corre e che naturalmente è utilissimo confrontare la nostra realtà con poi anche quella della terza commissione.
L'incontro della commissione è stato a tutto tondo, ha coinvolto il personale e anche le rappresentanze sindacali. Ecco la fine giudizio che ne danno presidente e vicepresidente. Si parte dalla considerazione che questo sviluppo del Meyer è reso possibile proprio da una legge regionale. Noi abbiamo approvato lo scorso anno la legge che per la prima volta in Toscana, ricordiamoci, non ci sono mai stati, la legge non prevedeva la possibilità di istituire X pubblici. E quindi questo è un passaggio importante che vuol dire reinvestire su quello che è la parte fondamentale dell'attività di un'azienda ospedaliera e quindi anche del Meyer, cioè l'attività di ricerca che il Meyer già svolgeva in maniera importante ma che ora può continuare a svolgere con ancora più forza. Questo è il nostro intento. Sappiamo tutti che il Meyer è uno dei più grandi ospedali pediatrici nazionali e non solo, un punto di riferimento, un orgoglio per tutti i toscani e per tutto il paese, quindi è giusto continuare a investire e attrarre competenze, competenze scientifiche e ricerca sono quelli che garantiscono la qualità di questo livello di ospedale. Forse lo chiamiamo ancora ospedalino, ma per una sorta di affetto, perché questa è veramente un'eccellenza. Io mi rendo conto che è un ospedale veramente di riferimento non soltanto per la Toscana ma per tutta l'Italia. Credo che si possa sempre migliorare, ma ovviamente anche il modo in cui si fa la professione, cioè i medici riescono e gli infermieri riescono a avere quella tranquillità, quella serenità da poter trasmettere ai piccoli pazienti questo senso di disagio, diciamo, ridotto dovuto alla loro condizione. La commissione ha anche ascoltato i sindaci dei comuni di Grosseto, Massa Marittima, Gavorrano, Monterotondo, Montieri sui nuovi ambiti territoriali e sulle zone distretto dell'area delle colline metallifere. Poi sono state sentite due associazioni che hanno sede a Massa Marittima. Restiamo in tema, parliamo del nuovo progetto dell'ospedale di Livorno. Tutti i cittadini saranno ancora coinvolti nel percorso che sta attivando l'autorità regionale per la partecipazione. La presentazione ufficiale c'è stata nel Palazzo Civico di Livorno. Questo dibattito pubblico è un'occasione per poter parlare del progetto dell'ospedale con tutti i cittadini e le cittadine che sono interessate. Di questo tema si è già parlato molto ovviamente in città. L'idea è di riuscire ad andare oltre le polemiche che ci sono state sulla localizzazione di questo ospedale per parlare invece delle caratteristiche essenziali del progetto, che possiamo veramente con i cittadini andare a discutere, approfondire, esaminare, raccogliendo proposte, raccogliendo suggestioni e indicazioni ai progettisti e ai proponenti perché lo migliorino, rendendolo il più possibile rispondente proprio alle esigenze dei cittadini e della città. Primo appuntamento mercoledì 14 febbraio nel pomeriggio al Cisternino di città. Oggi è un momento che vorrei intendere come sì, formale perché è previsto dalla normativa, è un passaggio obbligato, ma sostanziale perché credo davvero che l'ospedale possa diventare la casa dei professionisti e dei cittadini nella misura in cui siamo in grado di accogliere, ascoltare e loro ascoltare noi su quelle che sono le nostre difficoltà, i nostri vincoli, le loro necessità. Quindi mi piace. Abbiamo previsto tante modalità diverse di partecipazione proprio perché vogliamo ascoltare e vogliamo prendere atto nella progettazione definitiva quelli che sono gli output di questo passaggio. Noi ne abbiamo già fatti due di percorsi pubblici di partecipazione che non erano previsti e non erano necessari, non erano necessariamente da fare, ma noi invece abbiamo deciso di farli. Sono all'epoca emerse tante cose significative che sono state anche recepite da chi faceva il progetto. Ora con il progetto fatto e il quadro definito si tratta di capire e di parlare del modello di sanità che portiamo dentro e di come questo modello di sanità sia inserito in quel comparto della città, compreso l'aspetto dei vecchi padiglioni che verranno recuperati nella cittadella della salute. Anche il CORE, come il Comitato Regionale per le Comunicazioni, continua il suo viaggio sui territori. I componenti di questo organismo, che si occupa anche di educazione digitale e controversie con le società di telecomunicazioni, in questi giorni sono stati a Lucca. Sì, noi abbiamo introdotto questo tour che facciamo in tutta la Toscana da qualche mese come nuovo
comitato che si è insediato da qualche mese, per cui stiamo viaggiando in tutta la Toscana, nelle città capoluogo, per presentare, questa è la quinta tappa, per presentare le funzioni e attività principali del Corecom, che è il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Toscana, che è l'organo di consulenza e di indirizzo in questo ambito. Sicurezza sul lavoro, gig economy, mafia straniera e caporalato, processo CEU, sono questi temi di peso che l'Osservatorio Toscano per la Legalità, presieduto da Don Andrea Bigalli, sta affrontando con i rappresentanti del sindacato. Intanto è stata ricevuta la CGIL, adesso toccherà anche a CISL e UIL. Nel momento in cui i trattori invadono strade e piazze di tutta Europa, torna al centro del dibattito pubblico la questione della transizione verde. Come sanno i nostri telespettatori, nella seduta del Comitato delle Regioni è intervenuto Antonio Mazzeo, che è membro di questo organismo da un anno. Riascoltiamo il punto centrale del suo intervento, la richiesta che fa. Noi dobbiamo fare in modo che non vengano visti questi come dei costi, ma degli investimenti per salvare vite ed evitare danni peggiori. La Commissione europea può fare di più, perché noi dobbiamo fare in modo che si rafforzino i meccanismi di solidarietà e coesione per consentire alle regioni e alle città di aumentare gli investimenti per l'adattamento climatico. Si celebra il giorno del ricordo, istituito con una legge dello Stato 20 anni fa. Noi vedremo la prossima settimana le immagini da Laterina, in provincia di Arezzo, luogo simbolo dove c'è anche una lapide che ricorda le vittime delle foibe. Ci sono le baracche che ospitavano gli esuli istriani, fiumani e dalmati del secondo dopoguerra. A margine della celebrazione del giorno della memoria, invece, qualche giorno fa c'è stata la presentazione del libro Il chimico libertino, Primo Levi e la Babele del Lager, di Fabrizio Franceschini, ex consigliere regionale e docente dell'Università di Pisa. C'erano anche gli studenti del corso magistrale di letteratura italiana di quella università. È un libro che è incentrato sul tema del linguaggio, il linguaggio del Lager subito dai deportati e dagli assassinati, ma anche il linguaggio di chi, come Levi, essendo per un concorso di circostanze sfuggito a un fatto di morte, ha saputo con le parole e con i suoi libri ridare forza a una memoria che ci lanci l'insegnamento: se questo è avvenuto non deve avvenire più. Il libro lavora proprio su come nella vita dei campi di concentramento riuscire a mantenere viva la capacità di comunicazione, un'identità culturale, fosse una cosa vitale, quanto trovare il pezzo del pane o sopravvivere al grande freddo, perché l'uomo sopravvivesse alla cosificazione, alla riduzione a uno stato bestiale. E il linguaggio e la costruzione dei messaggi che fa Levi vogliono proprio ridare pienamente umanità. È intervenuto anche l'ex presidente del Consiglio regionale, Angelo Passareva. Perché è importante e diverso questo libro? Percorre tutta l'opera di Primo Levi, non soltanto in riguardo a questo è un uomo, cioè se questo è un uomo, che è un po' una tipo cronaca della sua esperienza di Primo Levi nel campo di concentramento di Birkenau, e quindi è importante parlarne oggi perché attualizza non solo il pensiero ma anche l'aspetto filogenetico delle opere di Primo Levi. È un ricordo importante dei tratti differenti della sua personalità e non solo, in un libro che diventa, diciamo, punto di riferimento anche per quanto sono importanti le parole, e credo che ogni parola che viene pronunciata, che viene descritta e viene utilizzata poi ha un senso, e credo che sia un testo importante che meritava la presentazione da parte del Consiglio regionale della Toscana e dell'Associazione dei consiglieri onorari. Vi lasciamo ancora una volta con le immagini di una mostra, Piante Cabrai del Mugello e della Val di Sieve, che deriva da un libro edito dal Consiglio regionale per raccontare il lavoro di ricerca straordinario del gruppo archeologico di Comanese. La mostra resta aperta nello spazio espositivo Ciampi in via dei Pucci fino al 17 febbraio ed è veramente interessante. Noi con Regionando torniamo invece tra una settimana, a partire da venerdì 16 febbraio, dopo il TG della Sera.